sono in compagnia di Serena Vece, Coveme che si è imposta 3-1 nei confronti dell'Olimpia Ravenna. Serena, questo 2016 è andato davvero molto bene, era un match clou, tu hai giocato un'ottima partita, ricordiamo 17 punti, quindi andiamo subito ad analizzare questo match. No, sono veramente felicissima perché era una partita importante, un big match, però cioè alla fine ce l'abbiamo fatta. Abbiamo sofferto perché loro veramente non hanno sbagliato niente, hanno fatto un'ottima partita e scusate, mie compagne, però noi abbiamo giocato meglio. Potevamo chiudere 3-0, il terzo set ci è mancato un po', però magari eravamo anche un po' stanchine, abbiamo accusato un po' i primi due set, però il quarto ce l'abbiamo fatta, abbiamo dato la zampata finale e abbiamo portato a casa 3 punti, sono veramente felicissima, anche perché in settimana e venerdì purtroppo la nostra palleggiatrice Giulia Forni è stata influenzata, quindi è mancato allenamento, ma vorrei fare dei complimenti grandi a Sara Migliori perché ha fatto un allenamento bellissimo e siamo arrivate alla partita cariche e pronte per questo match. Bene, io ringrazio Serena Vece, complimenti. Grazie. E stasera vai a riposare. Sì, vado a letto. Ciao! Ecco, sono in compagnia di coach Claudio Casadio. Claudio, un 2017 è iniziato davvero bene, come abbiamo detto prima con Serena Vece, partita veramente molto importante per rimanere ai vertici della classifica. Ti chiedo prima un commento e poi parliamo anche della reazione che avete avuto nell'ultimo set. Sì, è una partita durissima e sinceramente stiamo iniziando il 2017, penso che nessuna previsione positiva poteva mai però disegnare una cosa del genere, perché perdere un set solo con le due squadre di Ravenna è una cosa da non crederci, però è vera, ce la siamo guadagnata giocando bene. Oggi è stata una partita durissima, dicevo, con le ragazze che è un po'... cioè proprio dalla scoutistica risulta proprio che ci siamo presi a pallonate, ma si è sbagliato veramente poco di gratuito, è stato tutto un errore dettato da forzatura dell'avversario, quindi abbiamo giocato tutti al limite anche fisicamente, abbiamo veramente dovuto raschiare sia noi che loro il fondo del barile per arrivare alla fine, perché sono stati gli scambi di un'intensità e per fare un paragone, ho detto sembrava un incontro di Jack LaMotta, il pugile anni 50-60, che vinceva i match di campionato mondiale dei pesi massimi perché prendeva tantissime botte, non cadeva mai, poi alla fine dava due pugni e vinceva. E qui è stato così negli ultimi due set, dove veramente eravamo addirittura l'ultimo sotto di 6, dopo 2-0 per noi il terzo l'abbiamo perso 26-24, l'ultimo sotto di 6 abbiamo trovato l'energia non so dove, anche perché va detto che venivamo da una settimana dove non è che non sia capitato nulla, anzi la Pinali era caduta sul ghiaccio, quindi insomma non era nella sua condizione, poteva non essere anche ottimale, poi alla fine è andata bene. La Forni ha avuto un'influenza devastante per 2 giorni passati a letto, però insomma siamo riusciti a recuperarla al limite e poteva esserci qualche dubbio che resistesse fino alla fine, invece ha retto e poi ci ha messo tutto un gran cuore, quindi oggi veramente non c'è nessuno da dire, è stato il top scorer, oggi tutte brave e alla fine non sono solo i giocatori che vincono le partite ma sono proprio le persone che sono dentro la casacca e penso che oggi ci abbia messo tanto cuore per portare a casa questi punti. Ecco, oltretutto poi ricordiamo con un Olimpia che è una delle squadre forse più forti di questo girone. Beh, sicuramente come esperienza, come caratura tecnica ci danno dei punti, noi siamo diciamo una squadra appena arrivata a questi livelli, loro sono giocatori, alcuni di loro hanno diciamo indossato maglie di squadre di A1, di A2 e sicuramente il pedigree è notevole, però anche noi, sai, facendo queste partite ti adatti, ti adegui a questo livello e ti creano consapevolezza e credo che oggi veramente l'abbiamo affrontata grazie anche in questo modo, anche grazie alla partita della scorsa settimana vinta 3-0 contro la Teodora fuori casa, ci ha dato veramente una molla, come dire, sappiamo di essere bravini anche noi di potercela giocare e oggi ho visto veramente una Coveme molto aggressiva prima e poi nella difficoltà invece riunire le forze con grande coraggio, uscirne e poi vincere 3-1. Bene, io ringrazio coach Claudio Casadio, ovviamente complimenti e poi ci vedremo sabato. Grazie a voi, ciao.